Siamo con Gabriele Rossi che ha fatto una partitona a biliardino stasera per beneficenza. Com'è andata? No, è una bugia, perché partitona no, ho mortificato il mio compagno di squadra perché abbiamo perso 2-0. E Federico Galante ci ha stracciato in una maniera impossibile, però ci siamo divertiti e quello è il senso più bello, perché poi i bambini riescono sempre a trovare il senso anche quando si gioca e si perde. Ma tu sei sensibile a queste tematiche della solidarietà? Sì, sono sensibile alle tematiche perché io ho già avuto anche altre interazioni con delle associazioni Onlus, delle fondazioni Onlus, dove ci sono dei bambini malati di malattie rare ed altre tematiche. Questa della cicogna frettolosa non la conoscevo, l'ho conosciuta grazie al mio ufficio stampa Gianluca Ducciarone e sono contento di aver partecipato a questo evento perché è una tematica importante. Stasera ho sentito un po' di esperti che ne parlavano e ho capito che è importante. Anche grazie a Luca il Teore Roma che l'ha ospitata, insomma, che è la manifestazione dell'estate romana che vi ha ospitato stasera. Sì, assolutamente sì, per fortuna che si riescono a organizzare questi eventi, perché poi oltre al divertimento che il Tevere offre, bere una cosa, poter passare una bella serata, aprirsi anche a queste realtà è fondamentale.